Sì, è effettivamente vero. Sto portando un video dopo una settimana dalla pubblicazione dell'altro e con un taglio di capelli leggermente diverso dal solito. Non mi linciate, ne avevo veramente bisogno. Qui a Napoli ci sono 30 gradi. Ciao ragazzi, qua è Tenku e bentornati sul canale dei Ryusei Boys. Oggi siamo qui con un video leggermente diverso dal solito perché andiamo a cavalcare l'onda dei Pokémon. In particolar modo, oggi andremo a trattare la quarta generazione, ma non nel dettaglio come pensate. Come avete letto dal titolo, oggi andremo ad analizzare una mod, sì, una mod, un cristiano ci ha veramente perso tempo e sta facendo un lavoro egregio, che ci mostra come sarebbe un gioco di quarta generazione, in questo caso Pokémon Platino, con le grafiche dei giochi di quinta generazione. Ovviamente parlo di Bianco Nero, Bianco 2 e Nero 2. Il link del profilo Twitter del ragazzo lo troverete in descrizione, tutti i crediti sono ovviamente riservati a lui. Non mi sto appropriando del suo lavoro, sia ben chiaro. Quello che mi limiterò a fare oggi insieme a voi sarà semplicemente guardare alcuni spezzoni di video che ha pubblicato su Twitter e farvi vedere effettivamente quanto sta andando avanti con questo progetto. Questo perché a tutti gli effetti è oggettivo che la grafica di quinta generazione sia superiore a quella di quarta generazione. Dunque, signori, oltre che a ricordarvi di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di attivare la campanellina per avere tutti gli avvisi riguardanti ai nostri futuri video, non vorrei rubarvi altro tempo e direi subito di iniziare con la visione di questa nuova mod. Ok, allora, tralasciando i tag che stanno sotto di me e che non mi riguardano minimamente, iniziamo con Jubilopoli. Jubilopoli che viene trattata di notte perché a mio modo di vedere ha il tema musicale più bello di notte, così come d'altronde nella quarta generazione in Pokémon Diamante, Perle e Platino la cosa più bella in assoluto è che da giorno a notte le host, seppur di poco, cambiano. E insomma, spero che per l'appunto mantengano perennemente questa cosa perché è fantastico vedere la differenza tra una host di giorno e una host di notte. E in tutto ciò avevo dimenticato la cosa più importante: mettere le cuffie, perché altrimenti voi sentite il rimbombo. Fantastico, Tenku, mi inizi proprio bene. Allora, come possiamo ben vedere, alla fine dei conti, la città è letteralmente uguale a quella che ricordiamo. L'unica cosa che cambia alla fine è il pavimento, cambia anche ovviamente la texture dell'erba, sia per quanto riguarda quella delle aiuole, sia per quanto riguarda ovviamente l'erba che si trova letteralmente a terra. Anche la texture degli alberi cambia, la texture dell'acqua, gli edifici restano letteralmente uguali. Qua troviamo anche delle immagini, in verità, per esempio qua troviamo un'immagine riguardante un percorso, ora non me lo ricordo, però addirittura qui ci fa vedere come potrebbe essere Pokémon Platino in primavera. Mi pare che nelle domande che gli sono state rivolte, quando gli hanno chiesto se effettivamente verranno implementate le stagioni, lui abbia risposto di no, perché purtroppo questa tematica delle stagioni mi pare sia stata introdotta per la prima volta in bianco e nero e per l'appunto ci sono questi particolari che in un gioco di quarta generazione, quindi meccanicamente inferiore, non puoi trasferire. Ok, le texture va bene tutto, ma purtroppo per quanto riguarda questi dettagli non si può fare. Penso che queste siano semplici mod che puoi mettere tu in prima persona, ma che il gioco non cambia automaticamente. Per esempio, qua c'è la primavera. Così come qua c'è a sua volta la primavera, ma in maniera differente rispetto a questa, dove l'erba addirittura è rosa. Ma la cosa che mi piace di più in assoluto, ed è una cazzata rispetto al resto, è il pavimento. Si sente proprio un clima molto molto più moderno in questo gioco con questa mod. Questa invece è letteralmente la mappa di un percorso con tanto di torre memoria, quindi questo dovrebbe essere il percorso che sta prima di Flaminia. Come potete ben vedere, tra l'altro, i punti sono tridimensionali. Non sono più bidimensionali, non sono più punti che semplicemente collegano un posto a un altro, ma sono anche punti rialzati. Questo invece è Giardin Fiorito. Giardin Fiorito che ha addirittura le foglie che volano in giro. Ed è bellissimo come dettaglio, perché una città come Giardin Fiorito deve meritare dettagli del genere. Anche perché per l'appunto parliamo di una città letteralmente ricoperta di fiori. Quindi se non potesse averla Giardin Fiorito, una cosa del genere, non potrebbe averla nessun'altra città. Qui si va proprio a un piano superiore con Evopoli. Con Evopoli è tutta un'altra città. Cioè, vi giuro, se sembra a tutti gli effetti una città di quinta generazione. E questa è un'affermazione abbastanza stupida dal momento che letteralmente questa è texture della quinta generazione, quindi è normale. Però vedete anche questo dettaglio dello zoom che c'è appena arriviamo vicino alla statua. Ora, non so se sia una cosa implementata dalla mod, oppure se l'ha messa lui tramite editing. Fatto sta che è proprio una cosa che richiama Pokémon Bianco e Nero. Ed è bellissima. No, mi pare che sia una cosa della mod, perché il riquadrino bianco che sta là sopra non cambia, non è uno zoom vero e proprio. Ma in generale, ragazzi, cioè, ma di che stiamo parlando? È bellissima.
Io giuro che probabilmente anche Bjorn lo farà. Nel momento in cui questa mod verrà resa pubblica, se verrà resa pubblica, noi ci portiamo dei video, perché questo potrebbe essere un gioco Pokémon da giocare con un'ipotetica Nuzlocke, con un randomizer e cose del genere, ma in una maniera talmente nuova rispetto al Pokémon Platino che già conosciamo, che appunto è come se ci trovassimo a giocare un Pokémon completamente diverso. Qui invece addirittura troviamo un work in progress della foresta Evopoli, sì, della foresta Evopoli, dove ci sono i tronchi di bianco e nero. Cioè, ma di che stiamo parlando? Qua si va proprio oltre. Questo invece è il video che riguarda i tronchi, che come possiamo ben vedere funzionano a tutti gli effetti. Quindi ci sono delle cose, io parlo da ignorante di turno, perché può darsi che io stia scoprendo l'acqua calda, ma io non sono programmatore, ho fatto informatica per 2 anni e l'ho abbandonata 2 volte. Vabbè, lasciamo stare questo dettaglio. Comunque, a me sembrano cose che prima sembravano improbabili, invece adesso arriva sto cristiano, Silast, cioè vi lascio proprio il nome perché se la merita una pubblicità sto ragazzo, e sta facendo tutto questo. E il bello è che, come potete vedere dalla data, è da 2 anni che è in lavorazione, da 1 anno e mezzo circa, perché questo ragazzo sta continuando a pubblicare robe. L'ultimo video risale a oggi, per farvi capire, oggi siamo al 27 maggio 2022. Questa è sempre la foresta Evopoli, sempre con i tronchi, ma la cosa più bella è questa roccia. Questa è la roccia che fa evolvere Ivinlifion, se si evolve espostogli vicino. E l'hanno resa più grande perché mi pare che in Diamante, Perla e Platino sia piccola come una normalissima roccia. E quindi, vabbè, a parte il fatto che, come possiamo ben vedere qua, invece l'erba, qui l'erba è di quarta generazione, ma in Heart Gold e SoulSilver, perché appunto il progetto è vecchio, qua dice 20 dicembre 2020. Se noi andiamo già al video sopra, qui troviamo l'erba della quinta gen. Questo è un percorso random, mi pare che non esista. Però questo è un percorso totalmente nuovo, ma fatto con l'erba della quinta generazione. Questo è il percorso 201 con una host nuova, bellissima tra l'altro, a tema natalizio, e tutto innevato. Noi ricordiamo in platino che effettivamente due foglie è leggermente innevata. Qui invece è totalmente innevato tutto e c'è anche la host che cambia. È bellissimo. C'è anche l'effetto 3D. Mi sto emozionando, vi giuro, ragazzi, mi sto emozionando. C'è l'effetto 3D ed è tutto bellissimo. Cioè, non so che dire, è fantastica come cosa. L'effetto 3D, ovviamente inteso come il rialzamento della telecamera. È tutto fantastico. Sono cazzate, perché alla fine dei conti sono cazzate, però sono fatte benissimo per esserlo. Ma che mi fanno emozionare come un bambino di 10 anni. Ecco, questa è due foglie con, vabbè, la tipica host, ma innevata. E infatti qua c'è scritto: immagina se avessimo le stagioni in platino. Cioè una figata spaziale. E qua ovviamente c'è il percorso 201 come l'abbiamo visto prima. Qui invece andiamo a trattare sempre Kuoripoli. È stata resa leggermente più grigia rispetto a quella che abbiamo di solito. Gli alberi sono cambiati, il pavimento è cambiato, appunto le case, le palestre, i centri Pokémon sono sempre quelli, gli allenatori sono sempre quelli, ma tutto il resto è cambiatissimo. Andiamo un po' più avanti e arriviamo a Canalipoli. Questo risale al 19 febbraio 2021, quindi bene o male 2 anni dopo rispetto, cioè, non 2 anni, che cazzo ho detto, 2 mesi dopo rispetto ai progetti che stavamo vedendo prima, e qua vediamo grandissimi cambiamenti. Cioè Canalipoli è una città completamente diversa, anche l'acqua, la texture dell'acqua è cambiata. Sembra una città molto molto più simile a un porto a tutti gli effetti con questa texture, perché richiama molto di più quello che è il pavimento di un porto fatto in questa maniera ed è molto molto più carino, ma anche perché ovviamente le texture della quinta generazione sono più dettagliate. Qui c'è anche un cambio della telecamera quando si va vicino al marinaio, come d'altronde stava. Ok, ammetto, ho barato, me lo sono andato un attimo a cercare, parlavo della città di Austropoli, dove effettivamente ci sta il porto che praticamente ti fa andare in diversi posti, fra cui l'Isola Libertà. E lì appunto c'era questo rialzamento della telecamera nel momento in cui ti avvicinavi al marinaio. In questo caso invece andiamo ad analizzare il percorso 214 visto in autunno ed è bellissimo. Qui addirittura c'è il sentiero per andare da Ghilatina. Qui si va giù e si va verso la Riva Valore. Bellissimo, nulla da dire, bellissimo. Questo è sempre ripreso da bianco e nero. Qui addirittura abbiamo le grotte. Le grotte che sono totalmente cambiate hanno addirittura il fuoco davanti all'entrata, c'è una figata. Cosa che avrebbe potuto evitare, perché alla fine dei conti è un dettaglio molto molto piccolo, minuzioso.
ma che ha voluto comunque mettere. Qua vabbè, ovviamente le rocce restano uguali, non cambia chissà quanto, cambiano pure le scale, cambia tutto, ma tutta la fottuta atmosfera. Questa è un'altra cosa particolare, ossia la differenza dell'acqua. Questo penso sia uno dei più grandi cambi grafici, perché guardate, questa è l'acqua di Diamante, Perla e Platino, e questa è l'acqua di Bianco e Nero. C'è un cambio totale, ma è inspiegabile, cioè è incommentabile in senso positivo. Questo è il percorso per entrare nel Monte Ostile, e qua devo ammettere che la quinta generazione fa il suo porco lavoro, perché è molto molto più carino. In Platino avevano già migliorato comunque il Monte Ostile, però con la lava in questa maniera funziona anche decisamente meglio. E poi vi faccio notare una cosa. C'è il Pokémon che accompagna l'allenatore, come visto in Heart Gold e SoulSilver. Quindi questa mod non racchiude solo il punto di vista grafico delle mappe, ma anche uno dei dettagli più belli della storia del mondo Pokémon, che fortunatamente hanno reinserito in Heart Gold e SoulSilver, ma che poi hanno rimesso anche Let's Go Pikachu Eevee, ma sicuramente in maniera ben diversa rispetto a questa. Idem i remake di Diamante e Perla, che non voglio commentare per quanto riguarda il discorso del Pokémon accompagnatore. Quella di Heart Gold e SoulSilver era la migliore interazione, e fortunatamente qui il creatore della mod l'ha messa, e penso che la Game Freak debba prendere ad esempio questa cosa se tornerà a fare in futuro dei giochi Pokémon in 2D. Dunque, questo era Pokémon Platino moddato, finalmente con una mod che non implementa allenatori più forti, nuovi Pokémon e quant'altro, ma che implementa il cambiamento delle mappe. Ed è una delle cose che probabilmente gli amanti della quarta gen, me compreso, desideravano da tanto tempo. Quindi ringrazio questo ragazzo, ripeto, vi lascio tutto in descrizione perché se lo merita. E non ho altro da dirvi se non che spero vivamente di poter portare, insieme ipoteticamente a Bjorn, un let's play su questo gioco. Quindi qui da Tenko è tutto, passo e chiudo. Alla prossima!